amici, mi trovo in Calabria per parlarvi dell'oro verde. Il bergamotto, ma che cos'è? Avete presente il mandarino, l'arancia, il limone? È un agrume come tutti gli altri, ha delle caratteristiche particolari e si produce solo in provincia di Reggio Calabria. Viene raccolto quando è giallo o quando è verde? Si inizia a ottobre, quando ancora è verde, fino ad arrivare a febbraio, quando è al massimo della maturazione. Dottor Vincenzo, facciamo un tuffo nel passato, andiamo nel 1500, perché? Un siciliano arriva in Calabria, scopre il bergamotto e lo porta alla corte di Francia. Alla corte di Francia viene apprezzato in quanto gli odori naturali della corte di Francia erano abbastanza forti e quindi con l'olio essenziale del bergamotto coprivano quegli odori forti. Dopo tanto utilizzo, diciamo, del bergamotto come olio essenziale, nel 2010 cosa avete capito più o meno? Si è scoperto e si è valorizzato il succo di bergamotto. Si è scoperto da vari studi che il bergamotto e il succo di bergamotto è un anticolesterolo naturale. Il bergamotto è un prodotto per tutti, possiamo dirlo, dottore? Certamente, è un prodotto per tutti, quindi io dico che deve essere uno stile di vita. Ma parliamo invece dei benefici per quanto riguarda il colesterolo cattivo, perché qualcuno dice che funziona realmente. Sì, è un prodotto antilipemico e in effetti sono delle case farmaceutiche che oggi l'hanno studiato bene, quindi ha un dato scientifico e quindi viene prodotto in compresse per chi ha difficoltà anche a prendere le varie statine. Però io dico sempre che deve essere uno stile di vita, in quanto la patologia è un'altra cosa che deve essere curata con i farmaci. Abbassa il colesterolo, questo è un dato di fatto. Parliamo di un prodotto naturale, questo è chiaro ovviamente, però come consumarlo questo prodotto? Ma una premuta al giorno è la migliore soluzione e io dico anche dopo pranzo, perché ha anche un effetto digestivo. Diciamo che una spremuta al giorno toglie il medico di torno. Probabilmente sì. Il bergamotto ha tantissime qualità, si produce esclusivamente nella provincia di Reggio Calabria, da Reggio a Locri. Vuoi il microclima, il sole, il mare, la montagna, un po' di tutto. Quindi mi raccomando, se volete provare il bergamotto, quello vero, possiamo dirlo, quello che dà i risultati forti, intensi, dovete venire qua. Solo ed esclusivamente in provincia di Reggio Calabria. Il bergamotto è di Reggio Calabria. Ecco, ma una volta che il bergamotto viene raccolto dalla pianta, come viene lavorato? Allora, dopo l'estrazione dell'olio essenziale rimane la boccia. Questa viene fatta una premitura con delle macchine apposite, si ricava il succo, noi lo stocchiamo in celle a meno 20, che poi durante l'anno si tira fuori e si usa in base al fabbisogno dell'azienda. Dove trovare il succo e garantire il prodotto nelle case degli italiani? Sì, noi siamo presenti nella piccola e anche nella grande distribuzione, oltretutto abbiamo un sito online che è senzabergamotto.com e il succo arriva direttamente a casa vostra. A questo punto possiamo dire dall'azienda Patea di Brancaleone Marina che è veramente tutto. Concludiamo con il sorriso tipico dei calabresi, un buon bergamotto per chiudere qua il servizio. Ragazzi, viva la Calabria e viva il bergamotto!